l'abbazia di San Silvestro, a Nonantola, a pochi chilometri da Modena. E qui è conservata una delle reliquie più importanti della storia della cristianità. Questo frammento di legno di 30 centimetri sarebbe un pezzo della croce di Gesù. La croce di Cristo era alta 3 metri, il braccio traverso era di 1 metro e 80 centimetri. Pesava 120 kg, per sollevarla servivano le funi. Doveva reggere per ore, a volte per giorni, il peso di un uomo di 80 kg. Non è legno di ulivo, questo è stato con certezza scartato, pare potersi riferire a legno di cedro. Per le croci erano usati 4 tipi di legno: bosso, cipresso, cedro e pino. Il patibolo, il braccio orizzontale, era fatto di cedro e veniva portato in spalla dal condannato fino al luogo della crocifissione, mentre l'asse verticale era già conficcata nel terreno. La regina Elena, madre dell'imperatore Costantino, nel IV secolo si recò sul Golgota alla ricerca di questa croce. Questa reliquia di Nonantola arriva intorno al X secolo, direttamente da Costantinopoli. Questo frammento della croce di Gesù è così prezioso che per proteggerlo è stato racchiuso in 2 cornici. Una interna in lamina dorata che copre quasi interamente il legno della croce, lasciando visibile solo la parte centrale, e una esterna in vetro. La crocifissione era la condanna più crudele e infamante. Rappresentava soltanto l'ultimo atto di un supplizio che iniziava con la flagellazione. Il condannato doveva morire sulla croce e il suo corpo senza vita restava lì, come monito per i passanti. Si è sempre ricorsi a questa reliquia nei momenti di grande prova. Si racconta addirittura di una processione, siamo alla metà del 1700, in seguito a una siccità che durava da più di 6 mesi. Nel momento del rientro all'interno dell'abbazia, finalmente cominciò la tanta attesa pioggia.